ritiro domani inizia la scuola. Domani inizia la scuola. No. Oddio, domani inizia la scuola. Ok, cosa devo scegliere? Devo scegliere tutto quanto. Allora, devo scegliere il diario, l'astuccio, gli zaini, il regalo per la maestra, le penne, le gomme. Oddio, le matite, i telefoni. Impazzisco. Ok, con calma. Allora, prima di tutto devo scegliere un astuccio. Questo, il mondo di Patty, Prettyland. Secondo me non mi ispira. Vediamo. Oh, il Chupa Chups! Domani inizia la scuola. No. Quindi devo preparare la roba, giusto? Ah, questo astuccio, me lo ricordo, l'ho trovato dentro il bidone dell'immondizia. Che bella storia. Oh no, i fogli. Io amo i Chupa Chups. Smoshy, muscioso, gelatoso, puccioso, smoscioso. Squiscioso, più... Ok, questo di sicuro, però mi piace anche questo. Cioè, questo astuccio qui è bellissimo. Con i cuoricini gialli. Oddio, la tela grigia. Si intona proprio con il mio stile. Si intona anche la mia giacca. Ok, questi due astucci li metterò. Lo zaino, devo subito preparare lo zaino. Allora, quale zaino scelgo? Invicta? È troppo grande. Non ne parliamo. Brontolo? No, è decisamente piccolo e non si abbina per niente al mio stile. Oh, invece questo è perfetto. Hai messo lì mi rosa. Ha questo emoji davvero così bucciosa. Wow! Va bene, ok. Zaino di scuola, il solito. Prima, seconda, terza, quarta, quinta e prima media. Questo zaino, il mio portafortuna. Ok, mettiamo tutto dentro. Astuccio, dentro. Altro astuccio con i Chupa Chups, dentro. Ok, allora, iniziamo dalle penne. Quale penna scelgo? Quella verde, quella rossa, quella viola, quella celeste, quella bianca. Oddio, sono tutte belle. Potrei fare come gli astucci e prenderli tutte. Servono le penne, i pennarelli che ho usato per 6 anni con questa prima media. Bene, allora, prendiamo tutti i pennarelli, mettiamoli tutti dentro lo zaino. Finiti, ma che posso sempre utilizzare. Ah, e questo mi servirà come quaderno. Sì, dai. Le unghie. Devo subito. Aspetta, ma questo l'avevo preparato per la scuola. Devo prenderlo per la scuola, ragazzi. Questo lo devo prendere. Mi servirà sicuramente. Ma come faccio a pulirmi il viso? Le mani, le braccia? Come faccio a pulirmi? Aspetta, posso scegliere tra queste salviette e queste salviette con l'unicorno. Rosa o unicorno? Tutte e due! Ok, ha! Mettiamo tutto dentro. Un lucidalabbra mi serve però. Oh ragazzi, il lucidalabbra con l'unicorno è troppo carino. Ok, si prende subito. Cosa mi manca? Già, queste due penne. Una con le emoji che si intona, questa e altre emoji che sono carinissime, tutte e due. Ok, mettiamo dentro e dentro. Poi, che telefono scelgo tra questo, questo e questo? Questo? Troppo grande. Questo? Troppo piccolo. E questo è perfetto! Uno per i giochi, uno per la musica e uno per chattare. Perciò alla fine prendo tutte e tre. Oh, 50 euro finti. No, sono 50 euro finti. Oh. Vabbè, con questi mi comprerò la merenda, sperando che me li accettino veri. Mettiamoli qui. Vediamo che c'è rimasto. 20 pounds. Eh? 20 pounds? Non è possibile. Oh, mi è rimasto pochissimo. Florence. Questi. Poco, no. Come merenda avrò questi. Me lo dovrò per far bastare per credo 225 giorni. Vabbè, la matematica.
Devo prendere i soldi per la merenda. Come faccio se non mangiare il gelato, i pancake, le crepes, i waffle? Oddio, come faccio? Devo prenderli, assolutamente. Ok, però mi serve un portafoglio, perciò questo può fare al caso nostro. Ok, devo dire che è bello pesante. Allora, mettiamoli qui dentro. Ah, ci sono 5 euro. Ok, mettiamoli qua. Perfetto. Mettiamo tutto dentro. Qui dentro cosa c'è? Oh, la pennina. Questa qui mi serve per forza. È perfetta questa, la posso subito prendere. Ok. Questo cuoricino come fermaglio da mettere qui, carinissimo. Ok, come distintivo quando prenderò dei 10 e lode. Alle medie sarà un po' difficile, però ci proverò. Un glitter rosso bellissimo, wow! Si intona la mia cravatta, è rossa come la mia cravatta. La posso mettere su ogni disegno artistico di arte. Immagine, sarà bellissimo, wow! Metto dentro. Gli squishy come altri stessi non possono mancare, però aspetta, ho visto degli elastici per i capelli, questi li prendo e gli squishy. Ok, direi che sulla tavola abbiamo finito. No, che non abbiamo finito. Mi sono dimenticata delle forcine per i capelli. Come faccio se no a mettere tutto il posto i capelli? Come? Ok, mettiamo dentro. Il mio zaino non peserà molto, no? Ok, scegliamo i diari. Questo. Bellino, ma se tipo mi cade l'acqua, non so, qualcosa mi si sciupa subito, perché questo è cartone, no, peccato. Era bellissimo. Questo di violetta, vediamo. Bello, ma è troppo bello, però troppo pimpante e luminoso. Quando scrivo i miei compiti su questo diario, tutti mi vedono i compiti. No, non ci pensiamo. Vediamo questo diario col lucchetto, però se tipo perdo la chiave, come faccio? Oh no, 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 no. E questo? È nero. No, 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 neanche questo. Però direi che l'unico che mi andrà bene sarà questo qui, perché è viola, bianco e nero. E sono tre colori davvero bellissimi, favolosi. Cioè, è wow, è perfetto. Lo metto subito dentro. Per musica cosa posso prendere? Allora, ho ben 2 chitarre, wow! Ok, queste 2 chitarre sono bellissime, wow! Dovrò scegliere fra queste 2, sarà davvero difficilissimo. Cosa posso scegliere tra Londra e Parigi? Beh, ecco, facciamo Parigi. Ok, te Londra rimarrai nella mia camera e te Parigi con me. Com'era suonata? E adesso abbiamo tutto perfetto, la mia camera è super in ordine, spero. Deve essere tutto perfetto, questo è perfetto, perfetto. Questo deve essere girato, chi è? Silvia! Allora, dovessi mettere un po' tutto a posto, millimetro per millimetro come era prima. Grazie. Ciao. Va bene. Ciao. Calma. Cosa ti manca? Il regalo per la maestra! O meglio, la professoressa. Oddio, mi devo abituare a chiamarla professoressa. Oh! Ok. Cosa vi posso regalare? Allora, questa bustina può fare al caso nostro. Cambio colore. Wow! Il regalo, bolle di sapone, biglia no, squish no. Bambola Carlotta, subito! Devo scegliere una bambola Carlotta. Oddio, no! Questa può fare al caso nostro. Ok, spero che la professoressa la apprezzi, così mi metto un bottino in più. Ah. E qua, qua, e qua, e qua, e qua, qua, qua. Andiamo! Ok, prepariamo tutto quanto. Chiudiamo e siamo pronti per andare a scuola. Che ore sono? Ok. Andiamo, prepariamo tutto quanto per lasciarlo in corridoio, così domani sarà già tutto pronto. Oddio! Pam 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 pam. Ok, questo mi servirà per musica. Ah! Fiocco! Ah! Ah!
devo aggiustare la... il tetto, cosa? Perché il tetto sei bucato? Perché? D'altronde questo è il cibo che devo mangiare per merenda. Perciò... Il diario no, me l'hanno mangiato i topi. I topi mi hanno mangiato tutto, no? Anche qui. Oh, e qui. I soldi direi di metterli tutti dentro questo portafoglio. Me l'aveva regalato... Boh. Me l'aveva regalato nessuno, l'aveva trovato per terra. Ah, la vita è bella quando trovi delle cose per terra e questi spiccioli dentro per la merenda. Ok, prendiamoci queste. Una, vai. Per domani. Ah, che bella merenda che avrò. Ah, wow, perfetto. Cosa manca? Ah, il regalo. Allora la maestra gli regalo questa conchiglia che ho trovato al mare. Ah, come se ci fosse stata al mare. Ok, è bella la vita però, eh? Quando vivi in una tenda così rilassante in mezzo al bosco.